Noi abbiamo avviato un'iniziativa per richiedere la convocazione del tavolo istituzionale per IMR Industriale Sud di Teramo per un motivo ben preciso. Ci sono delle acquisizioni che il gruppo IMR sta realizzando con delle riconversioni industriali per il salvataggio di alcune realtà metalmeccaniche. Ora, la sensazione però è che questi piani di salvataggio si stanno realizzando con alcuni spostamenti di lavorazioni dal sito di Teramo ai siti di Jesi, Rieti e Saluzzo La Loggia, perché guardando i piani industriali sembrerebbero piani industriali a volte un po' in competizione con quello di Teramo. Allora, noi cosa diciamo? Diciamo che il sito di Teramo non è che adesso vivrà una crisi, però rischia di avere una situazione di ridimensionamento, almeno per la fetta dei lavoratori in somministrazione, che noi non possiamo accettare. Quindi l'iniziativa che chiediamo è di riunificare i tavoli. La Regione Abruzzo dovrebbe rendersi protagonista di questa iniziativa, avviare dei tavoli istituzionali con la partecipazione anche delle rappresentanze sindacali di Teramo per analizzare qual è il ruolo strategico dei vari siti all'interno del gruppo IMR. Quindi i piani industriali di riconversione non possono salvaguardare altri territori e penalizzare Teramo. Questo sarebbe inaccettabile, quindi la politica locale su questo dovrebbe intervenire. È una delle tante problematiche che si sta scatenando a Teramo in provincia per quanto riguarda comunque anche vertenze. Beh sì, ci sono adesso delle situazioni che si stanno anche complicando e noi, parlando con gli altri colleghi degli altri settori, queste cose le sappiamo. Però io faccio notare una cosa, cioè ci sono i colleghi del settore metalmeccanico che giustamente stanno conducendo vertenze difficilissime. Però se noi andiamo a guardare i numeri di Industriale Sud, noi abbiamo una fetta di circa 140-150 lavoratori in somministrazione che sono una grande realtà produttiva, cioè parliamo degli stessi numeri di Betafens o degli stessi numeri di altri siti industriali. Che rischiano di perdere il posto di lavoro. Ma rischiano di assorbire i contraccolpi dei vari cicli produttivi, questa cosa noi non la possiamo accettare. Poi magari non saranno tutti a rischiare l'occupazione, però anche una quota di queste rischia di essere una grande realtà produttiva come numeri.